razzismo, che brutta parola, non tiene sapore, non tiene calore. È una forma di pensieri sbagliata, non solo è distorta, ma è pure malata. Non esistono cure e dottura per chi tiene troppa paura, rosola, cacia vola acqua santa racchie. Un razzismo è una bestia fatente, non vera, non sente, non tiene pietà. Mangia e dormi in da capo raccenda, fino a quando diventa un meniente. Un razzismo è una larva che vive in dall'odio e paura, la gente insicura. Non conosce la natura, le cose perciò sullo male riesce a creare. Un razzismo non fa bene o cuore, né all'occhio, né al suono, nemmeno all'amore. Cerca solo e crea confusione, soltanto dolore, senza ragione. Eccoci tornati in studio, perché avete visto dopo la pubblicità questo video della canzone Orazzismo, che è un testo, un brano inserito nell'ultimo disco di Enzo, che è uscito qualche mese fa, che si chiama Lindo Posto Sbagliato. Questi due titoli, quello del pezzo e quello dell'ultimo disco, mi danno molto da riflettere, mi offrono due spunti importanti. Dicevo in apertura di trasmissione, presentando Enzo, che lui è un napoletano di quelli che ci piacciono, perché appunto la tolleranza, l'apertura al diverso, a tutti i popoli del mondo, è sempre stata una sua caratteristica. È uno che ha fatto della contaminazione la sua cifra. Enzo, oggi mi pare che, sebbene Napoli sia, lo diciamo con orgoglio, fra le città più tolleranti da questo punto di vista, c'è ancora un problema di razzismo, secondo te? Tu che vivi molto la città. Ma Napoli proprio non... difficilmente. E Napoli, diciamo, di meno, grazie a Dio. No, cioè, sicuramente ci sta qualcuno che è frustrato, è represso, è frustrazione a modo suo. Ma diciamo, Napoli è una città che da sempre è stata accogliente, insomma. Ci praticate gli americani da piccolo. Ma ecco, proprio, mi vuoi raccontare il tuo rapporto con Jane Senese? Che siete amici da più di 40 anni, credo. Sì, ma guarda, a volte c'è sta il fatto che uno si conosce e a volte invece nasce un'amicizia dovuta però a qualcosa di più, che vi lega, di più profondo. Sì. James è un carattere pure molto introverso, no? Cioè, non è uno che va, capite, nei posti, incontra gente, uno che sta a casa lì a studiare, a creare le cose sue, che le belle cose di James, insomma. Senti Enzo, io te lo devo chiedere, non dico per forza, ma insomma è una, anche perché abbiamo recuperato questa tua bellissima foto. Tu sei stato compagno di classe di un grande che non c'è più, da qualche anno ci ha lasciato, ormai 7 anni fa, che si chiama Pino Daniele.
che anche lui è nato e cresciuto a non tanta, a non tanti metri di distanza da te. Andavate a scuola insieme, eravate compagni di classe. Mi puoi, se vuoi, raccontarmi il rapporto con Pino? Da quando poi abbiamo finito la scuola insieme, poi io sono stato sempre un ragazzo un po' strano, nel senso che già a 14 anni io me ne scappavo a Milano, vivevo in mezzo alla strada con i barboni, mi piaceva vivere questa vita molto libera, diciamo. E ho fatto tutta un'altra vita, diciamo. Mentre lui ha continuato a studiare, giustamente, perché si diplomava. Poi un giorno sentì una canzone, dice, ma chi è questo che canta? Non era capito ancora che era Pino, mi ricorda le sue prime canzoni. E là l'ho ritrovato, Pino su un disco, insomma, e che mi piaceva questo modo di cantare, mi piaceva quello che diceva. Però comunque non ci vedevamo mai. Poi, dopo un po' di anni, ci siamo incontrati a Roma, in certe cose così. Mentre invece è stato bello perché negli ultimi anni lui ci sentivamo addirittura la sera e mi raccontava delle cose. Poi ce ne andavamo a casa sua in Toscana a fare qualche weekend, cose, insomma. Ci eravamo rincontrati, diciamo. È stato molto bello. E vabbè, lui mi raccontava tutte le cose, lui si ricordava cose che io non mi ricordavo. Aneddoti addirittura di quando eravate ragazzini. Lui mi ricordava a me gli aneddoti. È una cosa bellissima. Io non mi ricordavo i Pina, mi ricordavo una cosa, i Pina. Che lo facevo sedere sui ragazzi, che faceva la lotta, no? Faceva le lotte con i ragazzi, l'altro, siccome ero molto... Ma eri molto votato al combattimento, sì, diciamo. Bravo. E Pino aveva un ruolo, però avevi il ruolo di sedersi sopra, perché Pino era un po'... Era tracagnotto, un po' di carne. Ci facevamo un sacco di risate. Poi lui mi raccontò una cosa molto bella che io non mi ricordavo proprio, e poi dopo me l'ha ricordato proprio così, perché dopo mi spiegavo pure i particolari. Mi disse che un giorno di Natale lui a scuola mi aveva portato un Babbo Natale di cioccolata. E lui mi disse, ma ti ricorda che io ti portai un Babbo Natale di cioccolata? Perché era povero. Mi disse a me, mi avevo portato Babbo Natale di cioccolato perché era povero. E io guardavo e dicevo, ma perché tu eri ricco? Insomma, questa però è una cosa bellissima. È stato bello. Però era stato bellissimo. Sono cose bellissime. Negli ultimi anni sì, siamo stati molto legati. Sì, questo è vero. È una perdita enorme, da sì. Quello dico a fare. Sì. Sì, molto, a volte non voglio parlare manco, perché veramente... No, ti ringrazio, perché so che per te è difficile. Mi vengono i brividi a pensare... No, perché so che per te è difficile. No, ma figurati, perché no, è difficile nel senso che... Però mi viene questa cosa... Ti viene da... E poi mi sembra che... No, anche perché poi negli ultimi tempi vi eravate ritrovati, avevate ancora tantissimo da dire e da fare insieme. Sì. Napoli aveva bisogno e ha bisogno, diciamo, della vostra espressione. Manca molto Pino a Napoli. Allora, no, ma lui mi stimava molto, al di là dell'amicizia, lascia stare l'amicizia, ma mi stimava molto, e questa era la cosa importante, che addirittura lui voleva fare l'ultimo disco, con me si apriva, no? Teneva questa confidenza più familiare, diciamo. Beh, certo. Anche perché poi mia madre, mio padre con la madre andavano a ballare insieme. Ah, vedi? Insomma, sono altri aneddoti interessanti. Lui si fidava di me, mi ricordo una volta con Sivrino Zurzolo, no, per farti capire la stima che tu... Allora stavamo io, lui, Rino, è un musicista, non so, che collabora spesso con Pina,
uno che arrangia gli archi, insomma, non mi ricordo il nome mai, ma stavamo noi quattro a Roma nel suo studio, no? Stavamo preparando un concerto dove io ero ospite. Allora Pino parlava, poi io stavo parlando, poi a un certo punto parlava la coppa a mano Rino Zurzo. Rino, diceva Cetta Pino. Rino, sta zitto, fa parlare Enzo che ho più saggio che a me. Cioè, per dirti come... Aveva una grande considerazione. Sì, 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 sì. Insomma, colui era molto comico, poi tra l'altro Pino. Sì, era... Non era questo, era uno che faceva un sacco di risata. Una volta addirittura, quando andammo a questo ristorante dove lui si aveva preso questo ristorante, no, sulla spiaggia per fare musica, insomma una cosa molto bella, e lui andammo a inaugurarlo, sempre in Toscana. A un certo punto stavamo Claudio Baglioni, stavano molti artisti, tutto quanto, e lui a un certo punto fa: ma io non ci capito una cosa, cioè insomma, casa, uno ha da morire per fare una cosa, per fare un concerto dedicato a lui. Dimmi fa che porta il certificato medico. Allora, era ironico, è molto simpatico. Diciamo. Sono degli aneddoti bellissimi, io ti ringrazio molto per averceli raccontati. E poi ti volevo dire una cosa sul razzismo, perché poi ci siamo passati. Perché questa canzone che abbiamo sentito, Il razzismo, un razzismo, non è dedicato ai razzisti, ma è dedicato al razzismo come entità, come questo ultracorpo che se ne appropria proprio delle persone di poca luce, di poca spiritualità, di poca sensibilità, insomma troppo poche cose. Assolutamente. E come un virus se ne approfitta, hai capito? Fermati, perché poi sul virus... come si diventa razzista? C'ho da farti... Non è che uno si scende la mattina è razzista. Un po' di domande sul Covid, perché purtroppo fra le categorie più colpite c'è sicuramente la vostra, e quindi dobbiamo parlare anche del fatto che è importante invece provare è necessario andare avanti, ed è necessario sostenere la categoria dello spettacolo, degli artisti, dei musicisti che sono stati veramente falcidiati da questa terribile pandemia. Ma caro Enzo, adesso il banco di prova della nostra band, perché Federica e Andrea ti hanno preparato una doppia dedica, quindi tu li ascolterai. Dopodiché non andiamo in pubblicità, ho un'ultimissima domanda da farti e poi ci fermiamo un attimo per il break pubblicitario. A voi ragazzi la dedica, a Renzo Granagnello. Amore esiste quando noi stiamo vicino a te. Amore.
Beh, l'ultima canzone con me, Murolo, Mia Martini, ma c'è anche una straordinaria interpretazione di Enzo Gragnaniello che gira molto su YouTube. È inutile dirti e chiederti quanto poi fosse anche tu profondo anche il legame con Mia Martini, no? Un'altra straordinaria figura che se n'è andata troppo presto. Beh, siamo sempre là. Mia Martini non era la cantante, diciamo, era un artista, perché lei di una canzone ne faceva, la usava proprio per esprimere per esprimere la parte sua più profonda e dolorosa. Appunto. Ma in quel dolore c'era sempre tanta voglia di vivere. Cioè, che non tanti hanno capito, mi permetto di dire. Non lo so, è sempre una questione di sensibilità. Torniamo sempre a quel punto. Però lei cantava la vita. Straordinaria, una voce ti faceva sentire questo filtro del dolore. Però e alla fine esplodeva come la bottiglia di champagne, capito? È una bella metafora. Questa libertà proprio. È una bellissima metafora. Certo. Con te il tempo vola, caro Enzo. Io mi devo fermare, andare in pubblicità, è l'ultima pausa che ci prendiamo e poi ritorniamo perché abbiamo ancora tantissime cose da dirci insieme a Enzo Gragnaniello. Non ti muovere e non cambiate canale. A fra poco.